Ciao, benvenuto e bentornato sul canale di Corso di Tromba. Come già precedentemente promesso da alcuni di voi, sono qui oggi per rispondere a una domanda che mi avete chiesto in molti, e cioè qual è il migliore microfono da utilizzare per le lezioni online. Lo Zoom H2N è la migliore soluzione ad oggi sul mercato per le lezioni online. Infatti lo Zoom H2N è leggero, è portatile, è compatto e ci sono addirittura 5 microfoni integrati che ti permetteranno di scegliere la miglior combinazione in base al tipo di registrazione che dovrai fare. Inoltre, lo Zoom H2N non è un semplice microfono da utilizzare esclusivamente per le lezioni online. Si tratta infatti di un dispositivo professionale, di uno strumento che viene utilizzato dai professionisti anche per registrare concerti live nei teatri. Nel tuo caso lo potresti utilizzare tranquillamente per registrare ad esempio le tue sessioni di studio e poi riascoltarti. Hai la possibilità di registrare direttamente sulla schedina SD incorporata nello Zoom oppure di registrare direttamente sul tuo computer, quindi utilizzandolo come microfono esterno. In ogni caso, puoi scegliere di utilizzare lo Zoom con autonomia propria, quindi con le batterie alcaline solite, classiche per tutti i piccoli dispositivi, oppure se collegarlo direttamente alla corrente, alla presa di corrente o direttamente ad un computer. E come se non bastasse, la qualità audio con cui registra questo Zoom è fenomenale, è eccezionale. E potrei registrare in vari formati, fra cui il classico e sempre valido MP3, disponibile in 320 kB, 256, 128, oppure se vuoi un formato senza perdita di dati, il WAV, il formato WAV disponibile con varie frequenze di campionamento. Ma se ancora ti stessi chiedendo se questo Zoom fa o meno per te, magari anche perché vorresti utilizzarlo di più, non solo per le lezioni online, beh, ti basti pensare che questo Zoom l'ho visto personalmente essere utilizzato nei teatri per registrare concerti live, o anche ad esempio i cori. E inoltre lo puoi utilizzare anche nel tuo studio personale, non solo come registratore, ma all'interno delle funzioni integrate come il metronomo e anche l'intonatore. Quindi è a tutti gli effetti uno strumento di studio super valido. E ora io so già cosa stai pensando, perché tu probabilmente dirai sì, ok, bellissimo. Bellissimo prodotto, certo, grazie Davide che me l'hai condiviso, ma quanto mi costerà? E in effetti hai ragione, cioè costa 1000. No, sto scherzando, costa solo 140 euro. E se invece lo Zoom ce l'hai già, magari l'hai già acquistato, magari vuoi solo sapere come fare per collegarlo al computer e utilizzarlo come scheda audio, come microfono esterno. Beh, è semplicissimo. Collegalo al computer tramite il cavo USB che ti è stato dato in dotazione. Dovrai accenderlo e selezionare la scritta Audio Interface. Una volta effettuata questa operazione, ti recherai all'interno del computer e troverai una lista di dispositivi audio che sono connessi. Selezionerai a questo punto il tuo modello di Zoom, potrai collegare le cuffie allo Zoom e quindi il suono che tu andrai a registrare lo sentirai direttamente nelle cuffie o all'interno di un programma di registrazione che stai utilizzando con il tuo computer. Io ti auguro una buona settimana e un buono studio. Ciao!